Ciao artisti e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi ho realizzato questa illustrazione con i miei Ecoline Talents. Sono degli inchiostri ad alta pigmentazione che io utilizzo regolarmente nelle mie illustrazioni e che mi permettono di avere dei dipinti più brillanti. Ho iniziato il mio lavoro con la stesura del liquido mascherante. Il liquido mascherante che sto usando è un normalissimo Winsor & Newton leggermente pigmentato. Bisogna aspettare un attimino affinché si asciughi, è importante che sia completamente asciutto. Diversamente ce lo porteremo dietro con il pennello creando un pasticcio. Si procede poi con l'applicazione di un layer di acqua leggermente consistente perché dobbiamo, diciamo, riempire tutta la foglia. Il liquido mascherante ci sarà assolutamente di grande aiuto perché ci permetterà di rimanere entro dei limiti ben definiti, quindi l'acqua non andrà mai oltre. Anche quando utilizzeremo il colore, la stesura del colore, avendo un limite, permetterà al colore di depositarsi maggiormente sul confine tra la carta e il liquido mascherante, quindi il risultato sarà un interessante distacco nettissimo dal bianco al colore, poiché il colore, depositandosi sui bordi con maggiore insistenza, creerà una sorta di bordino più pigmentato, più saturato rispetto a quella alla parte interna della foglia. Il pennello che sto utilizzando è un pennello della Da Vinci in marto Racolinski e questo, ecco, sarebbe pressoché impossibile ottenere questo risultato senza il liquido mascherante, perché con un pennello così poco preciso andremo inevitabilmente a creare un pastrocchio. Il colore che vedete è un mix, ho bagnato rispettivamente in un 334 rosso carminio e un 231 il pennello, indifferentemente dalla zona della foglia, quindi sono andata molto a sentimento. In alcuni punti ho applicato anche un verde che in realtà poi sembrerà un marrone, ma è un 656. Successivamente ho rimosso il liquido mascherante, lo si può rimuovere con una gomma normalissima, una gomma matita, persino con le mani, per quanto le mani debbano essere pulite ovviamente. Questo è un inchiostro da calligrafia opaco, in questo caso sto utilizzando un Winsor & Newton Calligraphy White Ink dal tappo rosso. Ci sono due tipologie di questi inchiostri, uno con il tappo blu, uno con il tappo rosso. Il tappo blu è semi-opaco, invece questo è un opaco. Si può utilizzare anche su fogli più scuri oppure sull'acquarello. Questo è il risultato, spero che vi piaccia e al prossimo video. Ciao!